stata una riunione riuscita bene, con la partecipazione di tante persone, non solo quelli che sono residenti a Berceto, ma anche quelli che lo frequentano durante la stagione estiva, perché l'argomento interessava molto ed è stata anche un'occasione poi insieme a tutte le persone di andare a visitare per la prima volta questa villa che è stata confiscata alla mafia e che abbiamo incomodato d'uso per 6 anni come comune, e speriamo anche poi di averla iscritta al patrimonio comunale. Sono uscite tante idee, ma quello che interessava l'amministrazione era di far sapere che ci sono queste possibilità e che quindi rafforzeremo notevolmente il settore scolastico con dei corsi anche di nuoto, e cerchiamo adesso, sono venute fuori come dicevo anche delle buone idee, adesso cerchiamo di portarle in porto con quei supporti tecnici e di organizzazioni che si sono dichiarate disponibili. Quindi è stata una giornata positiva per il Paese, speriamo presto, nel giro di qualche mese, di poter usufruire nel modo più ampio possibile questo fabbricato che ha incantato tutti nel vederlo, proprio per i suoi spazi, per il parco, per la bellezza di tutti i locali che sono all'interno e l'uso che se ne potrà fare. Quali sono state le proposte lanciate dalla gente? Ma come ovvio sono state le più svariate, perché si presta a essere utilizzato per tutti i servizi. È chiaro che poi ci vuole l'organizzazione, ed è quella su cui siamo interessati come amministrazione comunale di mettere in piedi, non tanto come comune ma anche chiedendo l'aiuto di altre organizzazioni anche a livello nazionale.